Buongiorno Spalletti, sì. Proviamo a definire i prossimi 90 minuti, partita verità, snodo cruciale per lo scudetto, test per certificare quanto... Prego. No, scusami. No. Va bene. Insomma, l'idea era quella. Dammene altre due di notizie, ci posso prendere qualcosa. Partita per dare solidità, insomma, al lavoro fatto fino a questo momento. Partita di quelle che ti guardano negli occhi quando giochi con l'Atalanta e chi abbassa un po' lo sguardo durante i 95 minuti perde, perché poi è una squadra che sa mantenere livello alto di forza, livello alto di ritmo, qualità altissima. Squadra costruita bene come fanno da più anni loro, e probabilmente in queste partite qui non basterà una giocata, non basterà una finta o una controfinta per vincerla, ma 95 minuti di sportellate ribattendo colpo su colpo. Questa sarà la partita di domani. Sport Italia. Buonasera mister. Il mio argomento, volevo sentire la sua su una settimana difficile per la nazionale, no? Si parla di riscrivere un po' le regole, di puntare sui giovani, sui vai. Ecco, volevo sapere la sua, e poi di giovani il Napoli ne ha due in questo momento. C'è Ambrosino che non so se verrà convocato, se potrebbe avere spazio in questa trasferta. E poi c'è un altro forse che lei mi può aiutare a fare Manuel, scusami, la pronuncia. Io, sì. No, io ho chiesto la cortesia di una domanda. Ok, va bene. Allora, se ne fai tre, togli spazio a okay. Altri. No, l'ultima, nel senso che... Ok, va bene. Grazie. E qual era la domanda? La nazionale. Sul giovane nazionale in generale, che... Ma io penso che tutto sommato... Che vada bene continuare con Mancini, che la strada è quella giusta, perché poi Mancini ha fatto vedere di aver portato molti giovani nel gruppo che possono servire anche per il futuro, e ha vinto un titolo importantissimo come l'europeo, per cui poi darsi che si possa sbagliare una partita come è successo, però la qualità del gioco, la qualità del centrocampo, la qualità di molti calciatori che lui ha portato in nazionale, lì sotto gli occhi di tutti. Poi è chiaro che ci sono delle cose da migliorare, come sempre, bisogna continuamente andare alla ricerca di qualcosa di nuovo. Sicuramente siamo indietro per quanto riguarda gli stadi e le strutture, perché poi per poter lavorare meglio ci vogliono le strutture. Per fare un paese che sia fatto bene dipende anche dalle infrastrutture che ci sono. E lì siamo indietro, gli stadi di proprietà, gli stadi nuovi è sicuramente una delle cose fondamentali. Poi c'è un problema culturale, questo fatto di ricerca di vittoria assoluta, fin da quando poi siamo nelle scuole calcio, la ricerca di vittoria ossessiona i bambini fin dai primi anni di scuola calcio, sulle tribune conta solo il gol, conta solo... le vittorie, il bel gioco, il permettere di sbagliare a questi ragazzi non diventa una cosa possibile, una disponibilità, invece bisognerebbe lasciarli giocare per tirare fuori della qualità senza andare a cercare di vincere sempre il torneino da bambini. Un settore giovanile,
Un buon settore giovanile non si misura dai tornei vinti, ma si misura in base a quanti calciatori sei riuscito a far crescere, che siano poi di un livello per essere d'aiuto al calcio nazionale, insomma, ecco. Però è una partita, poi anche lì sento parlare, o perlomeno si è dibattuto molto su che il gioco, non il gioco, lì si apre poi una possibilità. Io penso che poi la ricerca di risultato debba sempre passare da un gioco costruito bene, ecco. Poi cosa vuol dire costruito bene? In pratica diventa un po' soggettivo, ecco. Corriere dello Sport e si prepara la Gazzetta dello Sport. Non voglio eludere il dispositivo Baldarmi, è una domanda un po' articolata. Intanto la premessa, mi pare che si giochi una partita tra due uomini che si stimano tanto, Spalletti e Gasperini. Dentro questo c'è Spalletti, la teme per l'assenza dei suoi tre giocatori, la capacità di essere squadra diversa, forte dell'Atalanta, o il rischio che, essendo questa una tappa decisiva, venga fuori la cosiddetta pressione psicologica? Allora sì, Gasperini è sicuramente un allenatore di quelli bravi, per cui basta vedere dove ha portato l'Atalanta in questi anni, che cosa è riuscita a costruire, la qualità di gioco, il confronto in Europa che ha sempre avuto la sua squadra. E si possono allargare i complimenti anche a tutta l'Atalanta. Hanno rinnovato uno stadio, fatto bene per fare un buon spettacolo. Noi, se siamo qui, è perché siamo riusciti a vincere molte partite con la squadra non al completo. E se ci siamo riusciti una volta, due volte, tre volte, ci si può riuscire quattro, cinque, sei volte, per cui nessun tipo di problema. Noi, se non ci addossate nessun stato di emergenza, siamo molto felici. Siamo a posto così. Chiaro che la partita diventerà una partita in alcuni momenti di quelli da terra che trema sotto i piedi, perché quando giochi contro questi calciatori qui, queste formazioni qui, loro inseriscono e dall'inizio alla fine vanno sempre allo stesso modo. Però noi abbiamo saputo rimettere a posto durante la stagione momenti anche abbastanza difficili da un punto di vista di riprendere in mano le possibilità e le potenzialità che abbiamo. Per cui io sono molto contento di questo, sono molto fiducioso di quello che è lo sguardo che hanno i miei calciatori quando vengono negli spogliatoi adesso. Mi faccio anche... Posso far uso anche delle parole che ha detto Koulibaly, che possono dare un contributo alla situazione. Come ha detto, che da oggi alla fine del campionato siamo tutti napoletani. Essendo tutti napoletani, si riesce a percepire meglio quella che è la voglia di andare a scrivere il percorso in queste ultime 8 partite. Anche se poi sono partite difficili, però l'atteggiamento che vedo, come ho detto prima, nello sguardo dei miei calciatori racconta molte cose e lo reputo
uno sguardo corretto, uno sguardo giusto. Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Non è per parlare degli assenti, ma voglio dire la presenza, l'assenza in questo caso di Lorenzo, proprio per quello che dà, forse spesso è sottovalutata, c'è un giocatore molto importante negli equilibri di gioco e quindi come sopperire, perché il pallone dovrà girare anche in maniera un po' diversa, visto che tanti palloni nella metà campo avversaria passano dai suoi piedi e lo dicono le statistiche. E poi se ci può dire qualcosa su Osimhen quando torna, quando finisce il permesso e tutto. Allora, domanda praticamente per andare a chiedere chi gioca il posto di Lorenzo. Non c'è un sostituto. Fare complimenti a Di Lorenzo. Non c'è uno che ha le sue caratteristiche nel Napoli, no? Mi rimane. No, c'è. Zanoli ha le stesse caratteristiche. Non ha giocato fino ad ora perché davanti a lui c'è Di Lorenzo, che è l'innovazione continua del ruolo del terzino destro. Uno di quelli, Di Lorenzo, per completare poi il complimento, che si ribella quotidianamente alla normalità di rifare le cose che ha fatto il giorno prima, va sempre a cercare qualcosa di nuovo. E Zanoli, dal secondo allenamento fatto a Di Maro, con la squadra, me lo immaginavo titolare in una partita contro una squadra forte come l'Atalanta. Dopo il secondo allenamento era già visibile che lui avrebbe potuto fare il titolare in una partita di questo livello. Per cui abbiamo Malquit che ha recuperato, noi siamo nelle condizioni di coprire il ruolo e di avere molte delle qualità che ha Di Lorenzo, magari da completare, perché a livello di Di Lorenzo ci si arriva in pochi. Io spero che ci arrivi qualcun altro, ma la vedo dura. Però Malquit per certe caratteristiche, Zanoli per quelle e anche per altre, è a posto per essere un calciatore che non fa rimpiangere neanche un calciatore come Di Lorenzo. Poi per quanto riguarda Maurizio, per quanto riguarda Osimhen, io l'amplierei un po' la situazione, perché oggi sono contento perché sulla Gazzetta ci dedicate un grande spazio, addirittura un richiamo anche in prima pagina. Covid, plusvalenze, Alemão, Osimhen che non è gradito dallo spogliatoio. Se aveste parlato anche della partita sarebbe stato completo il discorso. Poi bisogna stare attenti a fare il gioco delle tre carte con i tifosi del Napoli, perché i tifosi del Napoli ti sgamano facilmente. Per cui di Osimhen domani la società ne parlerà per chiarire, perché la cosa è molto semplice, se ci fosse da dover chiarire qualcosa ne parlerà il direttore o la società nelle interviste prepartite. Repubblica. Sì, eccomi, buon pomeriggio. E si prepara il mattino. No, volevo chiederle se adesso il condominio è a 4 squadre e se le possibilità delle 4 sono uguali o ce n'è una che ha qualche millesimo in più. No, è sempre fatto di tutte quelle squadre lì, perché ancora ci sono
molti punti in ballo, c'è un pacchetto di partite che può creare difficoltà a chiunque, e le potenzialità soprattutto per quelle che sono davanti, perché quelle cinque squadre che sono davanti, di poter vedere anche, di poter lottare anche per qualche cos'altro, sono tutte uguali. Sono tutte uguali perché al di là del punto in meno della partita più facile o più difficile, ma le potenzialità delle squadre sono le stesse, sono squadre fortissime, fatte bene, costruite bene, che possono sopperire a un momento di difficoltà e alla mancanza di un risultato. Il mattino e si prepara a Corriere della Sera, edizione Napoli. Sì, buon pomeriggio. Vale la stessa cosa che disse prima di Verona-Napoli: se domani non si vince, le chance scudetto si riducono tanto. E quanto le hanno dato fastidio i deferimenti degli ultimi due giorni? Grazie, soprattutto quello di Juve e Napoli. Grazie. No, qui cioè, chance scudetto o lotta per il quarto posto, si può salvare il file e fare copia e incolla fino in fondo al campionato, perché è la stessa cosa sempre. Se vinci sei in lotta per lo scudetto, se non vinci devi lottare per il quarto posto. Si è già detto da 4-5 partite e si continuerà a dirlo fino da ultimo. Dipende molto dalla partita di domani. E poi? Se ti ha infastidito queste questioni amministrative sulle plusvalenze? Questo ragazzi, c'è la società, chiarirà tutto la società. Io so il numero, per esempio, di calciatori che i nostri dottori hanno denunciato come Covid, che è un numero superiore a tutto quello di tutte le altre squadre. E so quello che è ciò che mi dice la mia società, per cui di questo ne parleranno loro, hanno le possibilità di poter chiarire tutto facilmente. Corriere della Sera, edizione Napoli, si prepara Radio Kiss Kiss. Mister, le chiedo come sta Lozano, che è l'ultimo giocatore che è rientrato dagli impegni con le nazionali. È arrivato stanotte, sta benissimo, stamani si è allenato e è a disposizione. Radio Kiss Kiss e si prepara Canale 21. Eccomi mister, buon pomeriggio. Io invece le chiedo le condizioni più che altro mentali di Lorenzo Insigne dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione al Mondiale. Lorenzo, tutte le volte che arriva nello spogliatoio io lo vedo sempre nello stesso modo. Mi dicono che sia uno che possa essere turbato da delle situazioni che gli succedono intorno. Questo può darsi avvenga, ma nel modo di stare insieme alla squadra, nel modo di confrontarsi con noi, non lo dà mai a vedere, perché lui vuol stare con questo gruppo, arriva sempre uno dei primi di tutti, è sempre disponibile, gioioso con tutti, e in allenamento fa vedere anche delle cose che a volte non ha fatto vedere in partita, e questo un po' mi dispiace, che non riesca ad essere o facilmente a ripetere quelle che sono le sue qualità che si possono vedere quotidianamente. Canale 21. Sì, salve. La domanda è, lei prima ha fatto un invito, no? Dobbiamo essere tutti napoletani. C'è uno che faccio padrone. E ha ripreso le sue parole. Sì, sì. Ce n'è uno che è napoletano insomma, comunque di nascita non lo è, ma lo è diventato di fatto. Mi riferisco a Dries Mertens, anzi auguri anche per la nascita di suo figlio, che ha deciso di chiamare Ciro. Ecco, come lo ha visto? No, questo è giusto, che come Koulibaly anche lui, quando diciamo
che diventiamo ciò che amiamo, e lui poi è diventato napoletano perché ama questa città. Lui, oltre all'importanza della partita, all'amore per questi tifosi, alla voglia di far bene il suo lavoro da professionista, domani c'ha anche il dovere di mostrare a Ciro Romeo di che pasta è fatto suo papà come calciatore. C'ha questo tifoso in più. E poi pochi stranieri nella storia del calcio italiano si sono integrati come lui in una città e in una tifoseria. E anche quella è una qualità importantissima. Io spero che domani lui mi presenti il conto di tutte quelle volte che non l'ho scelto, che avrebbe potuto giocare, perché poi quando si ha a che fare con una rosa così, spesso fa delle scelte e tu penalizzi sempre qualcuno. È quel calciatore che può cambiare le sorti di una partita. È un professionista a tutto tondo, è uno che anche quando non gioca durante gli allenamenti incita sempre a quello che deve essere il comportamento della squadra, incita sempre il compagno che ha fatto un errore. È uno dei leader nel nostro spogliatoio. Grazie a tutti.